Giornata fredda a Monaciglioni, ma colma dell'affetto dei numerosi figli e nipoti e pronipoti di una signora straordinaria e stupenda, come solo sanno essere certe donne speciali che vivono nei piccoli grandi paesi del Molise. Donne come zia Carmela Fanelli, zia Carmela per tutti i cittadini di Monaciglioni, esile e tanto attenta e lucida, al centro della sala del Consiglio Comunale, una sola stanza sulla piazza, prestata all'uso amministrativo per un municipio demolito, raso al suolo ed in procinto di essere ricostruito di nuovo. Zia Carmela è stata festeggiata da tutti perché ieri è stato il suo compleanno, un compleanno davvero speciale, il centesimo della sua vita. Da 10 anni mi ha portato a zappare mio papà, perché avevo l'unica figlia, la prima mamma aveva portato altri 6 ragazze e io poi sempre a zappare, da 10 anni. Ma mi trovo contenta. E ho lavorato, però mi sento contenta che sono lavorata. Sì. A sera mettevo con gli operai, in abitazione, avevo messo l'acqua, un dare, un capo, a mattina pane fresco. A mangiare l'operaio, e come si fa? Lì verso. Ce l'avete fatta. Ma mi sento contenta? Brava Sì, signora, brava mi signora. sento contenta. I figli stanno tutto bene. Tutti bene. Che cosa facciamo? Questo è il mondo. Qualcuno mi ha detto che è venuto pure dall'estero. Ci sono 9 figlie, da New York, da Germania. Sì. Sono in Australia, mio figlio è morto solo dalla moglie, ma quella che uomo è in Australia. È troppo lontano, è troppo troppo lontano, lontano. sì. E manco quelli d'America è venuto perché un viaggio a cucina non è tanto facile. Succede qualche cosa? No, 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 no. No, non sono contento, sono contento. Sono contento per la famiglia che mi vogliono bene. Una donna forte, dunque, che ha sempre lavorato e che ha saputo guidare una famiglia numerosa, educando alla vita i suoi tanti figli, oggi in parte sparsi per il mondo. Giuseppe è l'ultimo, il cucciolo di famiglia, quello che si commuove, che trasuda a dismisura affetto e amore. Una mamma esemplare, una mamma, un faro per, credo, per tutti noi figli. Una persona da ammirare, da seguire e anche da capire a volte, perché a differenza d'età, pure questo ci vuole. Io ho questo ricordo di mamma, io sono l'ultimo figlio, no? Mamma era perché mo, beh, anziana, 100 anni, era quella persona che andava a letto dopo di tutti. Ma la mattina quando ci si alzava la trovavi là, già sveglia che aveva fatto chissà quanto lavoro già. Un ricordo particolare, sempre dovuto alla sua grandezza, io da bambino la vedevo nelle processioni di Sant'Antonio con un cesto di pane enorme e lei scalza per tutta la processione. A me faceva un senso bello, non lo so, che ancora mi escono le lacrime adesso. E non manca il sindaco Michele Turro, che legge la pergamena di rito ed è pienamente soddisfatto di guidare un paese dove i centenari dimostrano come la vita a Monaciglione sia davvero tanto, ma tanto serena. Un evento di questo genere, oltre che rappresentare un evento per l'intera famiglia, la sua famiglia sostanzialmente, rappresenta un evento per l'intera comunità. È un orgoglio della famiglia ed è un orgoglio della comunità. È una persona conosciuta, ben voluta, gli vogliamo proprio tanto bene, tutta quanta la comunità. Un pomeriggio di gioia che davvero speriamo tutti di replicare per il futuro. Auguri, zia Carmela, auguri di altri 100 di questi giorni, tutti assolutamente in buona salute. Un grande abbraccio.